Grazie Presidente, grazie colleghi anche per avere ancora un po' di pazienza, per vedere di arrivare anche a questa mozione. Diciamo questo, ci tenevo perché un pochino riguarda anche il problema delle discriminazioni di genere. Ci tenevo a esprimere una solidarietà particolare a una nostra consigliera comunale che in una settimana per due volte è stata aggredita, verbalmente per fortuna, e con, offese di tipo sessista. Quindi credo che Fabiola Toncelli di Pontedera, meriti questo tipo di, attenzione particolare e solidarietà. Si era espressa, come dire, in solidarietà con il sindaco di Pontedera perché c'era stata una forma, diciamo, di aggressione al comune, una persona recidiva per atti violenti ha sfondato la porta del comune con la propria auto, gli è stato chiesto di esprimere un giudizio su questa faccenda, evidentemente. E giustamente ha voluto esprimere solidarietà alle istituzioni e su questa cosa è stata criticata da chi all'opposizione voleva imputare alla politica del sindaco l'esasperazione dei soggetti portatori di problematiche importanti come questo signore che aveva un problema di casa, un problema di disoccupazione, eccetera. Però la violenza non va mai bene, quindi la consigliera ha fatto assolutamente bene, secondo me, a appoggiare la non violenza e ha avuto prima una segnalazione con un'aggressione con un sasso contro la finestra, avvisandola che sarebbe stata oggetto di altre attenzioni e ieri è stata fermata per strada ed è stata apostrofata con insulti non dicibili all'interno di questo consiglio regionale. Quindi insulti sessisti, quindi per questo un po' rientra diciamo, in questa mozione. Allora, noi sappiamo, come dire, che la violenza, questo è un aspetto secondo me che va sempre tenuto presente e questo è un rapporto della Harvard University recente. La violenza è la prima causa di morte e invalidità per le donne fra 15 e 44 anni. È la prima causa di morte, la violenza. E questa violenza per lo più è una violenza che si esercita fra le mura domestiche. Circa l'80% dei fatti di violenza si esercita fra le mura domestiche. È recente oggi una rielaborazione dell'ANSA che questa violenza rispetto alle donne riguarda anche le minori. E anche in questo caso la maggior parte dei fatti di violenza si esercita fra le mura domestiche e nei minori l'80% sono donne. Nel 2005 erano 84 le donne uccise dal partner o dall'ex partner, nel 2010 erano 127, ora siamo attorno a 140 all'anno. Una donna ogni 2 o 3 giorni nel nostro paese viene uccisa dal proprio partner. Credo sia una cosa quindi importante, la sensibilità dimostrata dalla Regione Toscana, dimostrata dall'Unione Europea a Istanbul, dimostrata dal Parlamento con la legge 119 sul femminicidio, che riconosce l'importanza di interventi di prevenzione rispetto alla violenza subita dalle donne. Si è detto è anche causa di malattia, depressione, tendenza al suicidio, paura, senso di vergogna, ansia, attacchi di panico, bassa autostima, disfunzioni sessuali, problemi alimentari, abuso di farmaci, alcol e droghe. Vedete, a essere cinici è anche un problema economico enorme, perché poi queste malattie e bisogna farci conto. Quindi fare un'azione di prevenzione diventa assolutamente importante e straordinario.
In quest'ottica abbiamo proposto, e sono davvero contento di aver ottenuto un consenso, diciamo, bipartisan. Mi scuso per coloro che non hanno potuto firmarla per motivi più tecnici che altro, perché l'ultima versione della mozione è arrivata praticamente a consiglio iniziato. Spero di rientrare un pochino con i tempi, visto che ho parlato dell'altra cosa. Però diciamo, questa sensibilità c'è a livello nazionale, c'è a livello europeo, c'è a livello toscano. In Toscana abbiamo istituito la Commissione regionale per le pari opportunità, lo voglio ricordare, abbiamo il percorso del codice rosa, quindi ci sono tutti questi aspetti, ci sono le condizioni dal nostro punto di vista per mettere un pochino più ordine anche rispetto ai centri antiviolenza. Quindi in questo senso la mozione va verso un impegno della Commissione perché i centri antiviolenza possano in qualche modo essere i diretti soggetti che diciamo, si occupano delle case rifugio. Questo un pochino è il senso dell'impegno sulla terza Commissione, quindi valutare e analizzare lo stato e la dotazione di case rifugio, al fine appunto di valutarne l'adeguatezza e eventualmente proporre alla Giunta un impegno specifico per colmare le carenze. E poi c'era un impegno nei confronti della Giunta, che questo Consiglio potrebbe esprimere, a prevedere un elenco dei centri antiviolenza ai fini di renderli conoscibili il più possibile e prontamente accessibili. Quindi un'informazione adeguata su dove sono, che cosa fanno, essere subito fruibili da chi si rivolgesse ai centri antiviolenza. A rafforzare poi funzioni di controllo, con particolare attenzione a verificare se permangono i requisiti, con un coinvolgimento soprattutto di esperte di tutti i coordinamenti toscani, tenendo conto che c'è anche un protocollo d'intesa siglato con l'ANCI, e quindi anche questo è un aspetto importante. Privilegiare l'accesso dell'utenza alle case rifugio gestite da centri antiviolenza, perché sono gli unici che possono garantire un vero percorso laico all'interno del sistema e valutare l'opportunità di trovare risorse e potenziare le reti che possano avere davvero un intervento fattivo in contrasto con la violenza di genere. Chiedo scusa se ho sforato un pochino i tempi e vi ringrazio.